Quando abbiamo iniziato a governare la regione Liguria 6 anni fa, la media dei treni regionali su cui si spostavano i nostri cittadini, i nostri pendolari, aveva più di 26 anni di anzianità, quindi treni molto vecchi e molto malandati. Oggi, mentre vi parlo, la media di anzianità dei nostri convogli, dei nostri treni, è di 4 anni e 6 mesi, quindi sostanzialmente treni nuovi. Scenderà ancora nel corso dell'anno con la consegna degli ulteriori mancanti ROC. Quindi alla fine del prossimo anno, di questo anno in corso, all'inizio del prossimo anno, avremo una flotta di treni totalmente nuova, totalmente rinnovata, molto più moderna, più veloce, quindi meno ritardi, evidentemente maggiore comfort di viaggio per uno strumento che è molto utilizzato in Regione Liguria e, se mi consentite, anche molto amato dai nostri cittadini, fa parte del nostro paesaggio. Andare verso la mobilità su ferro è qualcosa di compatibile ambientalmente verso cui il paese come sistema deve andare, ragione per cui insieme al rinnovo della flotta anche evidentemente il rinnovo dei servizi di connessione con le grandi città, con Roma e con Milano, l'arrivo del terzo valico alla fine del prossimo biennio, il completamento del passante ferroviario con le nuove stazioni, oltre a tutto il servizio pubblico locale nel piano di mobilità sostenibile del Comune di Genova. Nel giro dei prossimi 3 anni Genova sarà collegata con alta velocità e alta capacità ferroviaria al nord e sarà munita di un sistema di treni che fungono sia da metropolitana cittadina per l'area metropolitana di Genova sia per i grandi spostamenti. Ovviamente occorre lavorare con impegno per concludere tutto, la galleria di Ponente finale Andorra, il raddoppio della Pontremolese per le merci del porto di Spezia, ma con il PNRR, il collegato del governo Draghi, credo che siamo nella direzione giusta anche per questo.